benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Ballando con le stelle tornerà ad ottobre con la nuova edizione. Solo poche ore fa, Milly Carlucci ha svelato il nome del primo concorrente ufficiale. Si tratta di Ricky Tognazzi, l'attore e regista marito di Simona Izzo. Proprio quest'ultima sarà invece la commentatrice a bordo campo, insieme ad Alberto Matano. Insomma, la nostra Milly è riuscita a mettere a segno un bel colpaccio, assicurandosi la presenza dei due coniugi nel cast. Ricky si metterà in gioco a passo di danza, la moglie commenterà le sue esibizioni e quelle degli altri concorrenti. Ne vedremo delle belle. Milly sarebbe pronta a mettere a segno anche un altro bel colpo. Si tratta di avere nel cast Barbara D'Urso. Il suo nome era già stato accostato allo show di Rai 1 qualche settimana fa, subito dopo la sua cacciata da Pomeriggio 5. In quell'occasione però, la stessa Milly era intervenuta per smentire le voci, assicurando che non c'era nessuna trattativa in corso con la nostra Barbarella. Eppure qualcosa di vero potrebbe esserci. Secondo quanto rivela Dagospia, la conduttrice di Ballando vorrebbe avere la D'Urso nel suo programma, come ballerina per una notte. Un'idea che la Carlucci aveva già avuto anni fa. Allora non se ne fece nulla. Forse quest'anno potrebbe essere la volta buona. Sempre che Pier Silvio Berlusconi non le rifili un secco no. Visto come si sono chiusi i rapporti tra la conduttrice campana e Mediaset, viene da pensare che l'AD dell'azienda di Cologno ponga il veto ad una ospitata in Rai della D'Urso. Anche perché la nostra Carmelita ha ancora un contratto in esclusiva con Mediaset, sino alla fine del 2023. Quindi, se vuole partecipare a Ballando anche solo come ospite per una sera, deve avere il benestare di Pier Silvio. E visto il cancan mediatico seguito alla sua cacciata da Pomeriggio 5, sarà un po' difficile ottenerlo. A questo punto, è più probabile che se ne riparli nel 2024, quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale. Sempre Dagospia, ha lanciato altre indiscrezioni su Ballando 2023. In particolare, per quanto riguarda la giuria. Milly Carlucci sino ad ora, ha sempre dichiarato che non è stata ancora riconfermata quella dell'edizione passata. Il sito di Roberto D'Agostino però, è certo che rivedremo in giuria gli stessi volti della passata edizione. Quindi, rivedremo la presidente di giuria Caroline Smith, affiancata da Ivan Sazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Niente da fare per Sonia Bruganelli che, sempre secondo Dagospia, avrebbe fatto carte false pur di entrare nella giuria di Ballando. Anche lei, come la nostra Barbara D'Urso, dovrà aspettare il 2024. Cosa ne pensate? Pier Silvio si mostrerà generoso con Barbara oppure no? Vi piacerebbe vederla ballando con le stelle? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!